Mi ha fatto un grande effetto venire qui. Che ridi, a crepapelle. Giuralo. Sono io, Teo, non mi riconosci. Giuralo. Giuro, giuro, come vuoi. Non mi basta. Bravo, anch'io mi fidavo del sindaco di Arl. Che cosa c'entra il sindaco di Arl? Ha raccolto 100 firme per sbattermi qui dentro. Ma li rifarebbe i connotati. Ci penso io, è deciso. Io sto marcendo qui dentro col guinzaglio e la museruola tra le grida delle scimmie! Questo è un viso. È la faccia di un idiota, un cervello vuoto. Nel vuoto non c'è vita, quindi natura morta. Il rosso del sangue sul muro. Matteo. Ogni giorno, mattina e sera, ho fissato quella pianta solo in cerca di un colore. Se gli metti una firma su quella merda di registro e io esco, 4 treni ed un carretto e vengo a Parigi. E lì resto. Allora, che può? Se per la cena manca un'ora. Tappati lo stomaco. Niente cena. Avanti, prendete il registro, portate l'inchiostro, vi aspettiamo. Vorrei chiudere in fretta te. Questo signore è tuo fratello, Vince. Mi ha spiegato il meccanismo. Firmerò. Vi assomigliate. Miseria, siete proprio stampati uguali. Conosco l'articolo 5. Ti prego, Vince, non mi tiri fuori di qua stasera stessa, io. Io mi strappo le vene a morsi. D'accordo! D'accordo! Guardami, chi sono? Il dottor Renaud Lazar. Sono qui per rimettere tutto in ordine. Fuori di qui, stronzo. La finisca con questi giochetti! Certo, è strano! Avevi giurato. Ma là fuori, fra la gente sana, fra la gente a posto, là fuori le cose ci sono o non ci sono e non resta scelta assolutamente. Sei qui da poco, ancora è presto, ma... ma perché tra gli altri? Nessuno si lamenta. Sta nell'avermi offeso. Oh, amen! La vedi, Vincent? Piazza e Monte finisce addirittura per imparare! Evviva! Sei fuori! Fermo, Vincent! Butta quelle forbici! Buttale, Vincent! La vendetta, buttale! Ti prendi, che vuoi fare? Obbedisco al consiglio, faccio tesoro della lezione! Non lo lascio, mi rinchiodate a letto. Ho detto che mi impegno. Nessuno ti farà niente, avrai quello che chiedi, me ne occupo io. Posso fidarmi? Sarà messo nero su bianco, Gustavo Roman, scrivete quello che chiede, ogni cosa. Subito, sì. Allora cosa vuoi, vediamo. Ci sono due quadri, l'ospedale sotto la neve e il ritratto di una vecchia. Sì. Toglieteli di lì e metteteli nel cesso. Io incoraggio sempre queste forme di collaborazione tra medici e infermieri. La solitudine dell'oceano, assolutamente perfetta. Vado intorno, non hai che acqua. È buio. Ma è sorprendente, davvero. Fatelo buttare. Datelo ai cani. Il suo ritratto ai cani? Ma sì, ci dormiranno sopra. Devo dirtelo, ho sempre temuto i pittori, mi fate paura, davvero. Nessuno di noi conosce se stesso, siamo un'incognita, Vincent. Un pozzo scuro e profondo, io, tu, ognuno. Il pianto! Vincent, sono qui. Guarda. Accidenti, ho fatto un giorno di viaggio per stare con te. Nemmeno mi saluti. Necessita sottomettere il soggetto a prolungata osservazione. Psichiatra.